Devo dire che questa impostazione finora si sta rivelando più che fruttuosa, veramente. L'unica su cui ho dubbi per adesso per il boss finale è questa, per un semplice motivo, ma per ora la teniamo. Sarei quasi tentato di sostituirla, ma forse per adesso è meglio tenerla. Va bene, ora possiamo proseguire. Il compositore deve essere più avanti. Una volta entrati, non credo che potremmo fare ritorno. Beh, io non me ne sto qui fuori. Sei pronto, amico? Andiamo. Ok, avanti tutta. Dannazione. Aspetta. Oh, che c'è, io? Dietro di noi, arriva qualcosa. Oh... Cos'è questo posto? Se è quello che sto pensando, credo che sia la voce giusta. È così buio, è inquietante, e puzzolente. Shiki! Shiki! Oh. Wow! Neku, Bit! Cosa ci fai qui? Mi sono svegliata qui da sola. Yo, ma significa che abbiamo vinto il gioco! Cioè, tipo la Vergine di Ferro era l'ultimo boss! Ma se ho vinto il gioco, perché Shiki non è tornata in vita? I demoni mi hanno truffato, oppure... Allora dove siamo? Siamo di nuovo tutti vivi? No, non ancora. Questo è il fiume di Shibuya, nel PS. Il PS? Ma perché? Io dovrei essere viva! Dai pure la colpa a me. Tu eri il mio biglietto d'ingresso, mi spiace. Eh? Era il tuo biglietto d'ingresso? Allora... quindi sono la cosa più... Oh, Neku, che cosa imbarazzante! Voglio dire, non è da te! È perché non mi hai visto per 2 settimane. Ti sei persa molto. E voglio dire molto, Shiki. Beh, guarda il lato positivo. Se adesso siamo insieme, tu devi aver vinto, giusto? Ora possiamo tornare entrambi in vita. Non ancora. Cosa? Perché no? Abbiamo battuto la Game Master, ma non sono stato portato nella stanza bianca. Probabilmente perché abbiamo infranto le regole a destra e manca. Sicuramente il gioco sarà nullo e invalido. Nullo e le nostre vite allora? Deve pure esserci un modo, io, se divento il prossimo compositore. E come? Devo uccidere il tizio che ha la posizione di ora. Capisco. Non mi sembri sorpresa. Non proprio, siete entrambi così seri. Quindi immagino sia l'unico modo. Non preoccuparti, io metterò fine a tutto questo. Lo so, Bit, non perdiamo altro tempo allora. Era da un bel po' che non facevo la sua voce. Se fra me e la vita c'è solo il compositore, allora è lui che deve sparire. Devo farlo. Neku, andiamo. Sì, sto arrivando. Oh, e siamo di nuovo tutti insieme. Che cosa carina. Oh. Cos'è questo mucchio di spazzatura? Guardate, c'è qualcosa lì. Sì, è un mucchio di spazzatura. Uno dei mucchi di faccia di P. Controlliamo. E cosa dobbiamo controllare, scusami? Oh mio Dio, c'è qualcuno lì sotto! Yo, guarda chi è! Il tristo raccoglitore è stato... schiacciato! Impossibile, amico! Questo tizio era fatto di ferro! Chi può avergli fatto tutto questo? Credi che... occhialetti! Che sia stato lui! Non so, ma chiunque sia stato era molto più potente di lui. Però, cioè... yo! Che fortuna, eh! Non essere macrabo! Ma ora non dobbiamo batterlo! No, solo il tizio che è più forte! Dettagli, io ti dico che siamo fortunati. Ora andiamo. E lui... aiuto, aiutatemi. Che cosa è successo qui? Il cappellino di faccia di Pino. Perché? Ma poverino. Fammi vedere il cappellino di faccia da P. Vediamo nei cappelli. Deve essere senza brand. No, è gattito. 200 HP, 15 di attacco e 25 di difesa, ma non sappiamo l'abilità ancora. Beh, non è male. A livello di statistiche sicuramente è buono. Credo che lo sostituirei a questo qui. Sì, tieni Bit. Va bene, proseguiamo. Oh, una porta rossa. Ah, questa porta ha praticamente scritto fine del gioco. Ci siamo quasi, Rhyme. Resisti ancora un pochino. Neku, tutto bene? Sei pallido. Sto bene. Andiamo. Non mi sembra stare molto bene in realtà. Che bel posticino. Questa è la dimora del compositore. Aspetta, conosco questo posto.
Già, non è la dimora del compositore. Belli pesciolini. Ma è solo la dimora dei demoni. Ehi là, ciao. Non c'è nulla che io possa rubare qua. Peccato. Benvenuti, giocatori. Il mio ex capo di lavoro. O meglio, ex giocatori. Il vostro gioco è terminato. Ora siete semplicemente morti. È lui. Che ci fai qui, occhialetti? Dov'è il compositore? Oh, è per quello che siete qui. E perché mai voi bambini volete incontrare il compositore? Secondo te è bello, vogliamo distruggerlo. Impossibile. Non siete nemmeno degni di posare lo sguardo su di lui. Cosa hai detto? Il primario interesse del compositore è la felicità del genere umano. Lui esiste per condurre la razza umana verso il giusto futuro. Perciò tutte le sue azioni sono motivate da un amore infinito. Credete forse che degli egoisti come voi abbiano il diritto di guardare, per non parlare di toccare, un essere così superiore a voi? Non siete nemmeno sullo stesso livello. Io non ho capito una parola di quello che hai detto, ma non mi fermerai. Mi prenderò questo posto e riporterò tutto in vita. Vedrai, queste baggianate cocenti che sono la base di tutto il male. Cosa? L'egoismo e l'indifferenza verso il prossimo hanno causato la rovina di Shibuya e ora il compositore dovrà ricrearla da zero. Nessuno può ostacolare quel nobile obiettivo. Ah! Che succede? Ah! Shiki! Oh no! Ha gli occhi rossi! Non risponde! Bastardo! Cosa hai fatto a Shiki? It's time to duel! Stardo! Beccati questo! Shiki! Beat! Crepalo di mazzate! Madonna! Ti sfondo! Poi! Ok! Calmo. Allora, l'importante è non stare sulle linee. L'importante, dicevo. Che succede? Ui, calmo. Allora, dice, minchia, 500. Beh, levati, gattino. Non ci vediamo da settimane. E la prima cosa che fai è menarmi. Calmo. Allora, via, 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 via da lì. No, aspetta. Via da lì. Allora. Devo riuscire, ecco, a portarla al 300%. Aia. Ecco fatto. Perfetto. Allora, questo. Via, questa qui. Poi questo. Questa qua. Faccio una fatica bestiale con queste carte qua, io ti giuro. Via, via. Perfetto, via questa. Via questa. Queste due. Perfetto, via questa. Via questa. Perfetto, grande combo. Ah, dannazione, quasi 4. Con quello di Beat, come ho già detto, faccio una fatica schifosa. Faccio veramente schifo. Però credo che l'abbiamo crepato. Vediamo, avremo ottenuto la spilla, ne dubito. No, forse. Attenzione, spilla d'oro. Attenzione. Vediamo subito. Ah no, però questa credo che si ottenga sempre. Credo che questa qui sia 100% RTL grandi successi. Torre del fulmine. Ah, ce l'ho già, mi dispiace. Ed è anche forte. Preso. Ora capisco perché ha scelto te. Va bene, io, il prossimo è il compositore. Ma Shiki. Ah, che cavolo. E lei è ancora così. Shiki. Maledizione, non ci risponde. Perché non può? Aspetta, ne indosso una anche lei. Se la rompessi. Così non va, amico. La ragazza cerca di ammazzarci. Abbiamo finito le opzioni. Shiki, perdonami.
Fermo, non toccarla! Stupido, dietro di te! E con un abile gesto di mano prendiamo la spilla. Miau miau miau. Saccati. Clink. Ah, ah. Questo dovrebbe fermare Shiki. Avevo ragione. Era la spilla. Il compositore. La spilla del signor H. Ehi, Beat, svegliati. Maledizione. Ha preso in pieno l'attacco di Shiki. Sono entrambi fuori gioco. Shiki, i demoni, perfino Shibuya. Come ha potuto il signor H usarli tutti? Perché? Non ha senso che io debba continuare a combattere in questo modo. Dannazione! Ma devo farlo. Da solo. Ora, dov'è il compositore? Sono tutti fuori gioco, eh? Peccato che non si possono vedere. Oh, c'era una porta nascosta. La casa degli dei perduti, sì. Guarda quanti bei graffiti. Non c'è nessuna opzione di dialogo, peccato. Questo murales. Me lo ricordo, signor H. La tua arte mi faceva andare avanti. Ogni opera sembrava urlare goditi la vita. E fuori dalle mie cuffie lo sentiva anche il resto del mondo. Era divertente starsene qui a osservarlo. Quando ho scoperto che tu eri Kat, ragazzi, che shock. Voglio dire, ho capito che eri diverso appena ti ho conosciuto. Le cose che dicevi, in qualche modo, mi colpivi. Pensavo di aver finalmente incontrato qualcuno degno di rispetto. E ora guarda. Ma non esiterò più. Tu mi hai insegnato come fare. Nonostante tutto, il tuo nemico ti ha insegnato qualcosa, eh? Credo che possiamo mantenere le spille che abbiamo. Farei solo un'errata corrige. Ecco qua. Sta spilla qua io veramente, dal momento esatto in cui l'abbiamo ottenuta. Ci siamo. Siamo alla fine del gioco. Shiki. Beat. Joshua. Rhyme. Tutti loro mi hanno accompagnato fino a questo punto, ma adesso è la mia battaglia. Takate koi. Sentiero del colpevole. Quanto sei show-off. Questo posto. Vieni fuori, compositore, combatti. Vuoi che io ti sconfigga, vero? È così? Allora mostrati. Esce e combatti. Signor H. Chi è il signor H? Di nuovo tu? Ma ti ho appena battuto! Incredibile! Eccoti qui, all'ultimo livello, e ancora non sai chi gioca a cosa! Che cosa vuoi dire? Va bene, vuoi delle risposte? Prima di tutto, il compositore non è la persona che tu credi. Secondo, il compositore non è qui. E non c'era fin da prima che tu arrivassi nel PS. Mi spiace che non vi siete incontrati. Sono il comando del PS fin dalla sua partenza. Il signor Hanekoma non è il compositore, quindi tu sei il responsabile. Di molte cose, sì. Perché? Perché hai fatto tutto questo a Shibuya? Oh, Neku, non ti piace la musica, eh? La musica richiede molte cose, melodia, musicisti, strumenti, ma l'elemento più importante è il direttore d'orchestra, che governa su tutto. Il mondo funziona allo stesso modo. Sotto un solo direttore, un solo ideale, il mondo degli uomini marcia verso la beatitudine. Un ideale. Non l'hai percepito, Shibuya? Rabbia, odio, miseria, invidia, paura, complessi di inferiorità. Una cacofonia di innumerevoli desideri egoisti. Via via che quel rumore cresce, si trasforma in crimine, conflitto. Tutte le malattie del mondo si possono ricondurre all'individualità. Malattie. Eliminando le differenze tra di noi, posso rendere il mondo un paradiso. Facendo sì che tutti la pensino uguale. Ma non è poss... Sì che è possibile, con queste spille. Le spille rosse del teschio. Sei responsabile anche di questo. Mi sono ispirato alle spille del giocatore e del compositore. Vedi, tutti gli occhi del mondo sono puntati su Shibuya. Ciò che inizia in queste strade si diffonde in tutto il globo. Posso salvare tutta l'umanità partendo da qui. Shibuya condurrà e governerà il mondo. So che ti piacerà quello che ci farò. Ora, se ti togli quella spilla di giocatore... Eh?
neutralizza gli effetti della spilla rossa e mi impedisce di imprimere su di te. Questa spilla mi protegge. E perché gli altri no? Per tutto questo tempo era... A cosa hanno portato le tue relazioni con le altre persone? Solo dolore. Unisciti a me, aiutami a creare una nuova Shibuya. Per me va bene. Mai! Non lo farò! Non ti aiuterò mai! Forse vivere nella tua Shibuya sarebbe più semplice. Forse! Ma c'è un problema. Non sarebbe Shibuya. Non sono mai stato bravo con la gente. Mi coprivo le orecchie per isolarmi. Ma sai che ti dico? Se non ti scontri, non cambi. Il mondo finisce ai miei confini. E i momenti migliori scivolano via. Shibuya è piena di gente che attende quei momenti. Quando ci si scontra si scopre qualcosa di nuovo. Qui nel PS mi sono scontrato, sono cambiato. E ora so che Shibuya deve restare com'è. Pensavo una bella risata. Allora lascia che ti chieda questo. Ti piace la gente? No. Capisco. Credo che tu debba rivederti. Ah. Risparmi la tua energia. Un giocatore senza partner non ha potere. Pensavo che intendesse una risposta più complessa, tipo non mi piace la gente, mi piacciono i miei amici, tipo. Non puoi fermarmi. Non posso muovermi. Ricorda che ti sto salvando. Questa spilla stava fra te e la tua libertà dal dolore. Ora immergiti nella luce della vera redenzione. Fermo! Benvenuto nella nuova Shibuya. Non è successo niente. Cosa? Ti ho distrutto la spilla del giocatore. Perché non posso marchiarti? Sono uno sciocco. Era ovvio che lui non mi avrebbe lasciato marchiare il suo prescelto. Prescelto da chi? Non ti devo altre spiegazioni. Solo distruzione. Io non credo proprio. Non ti stai dimenticando qualcuno? Arriva Bit, il carro armato. Eh? Beat, Shiki! Te l'ho detto, io! Nessun altro può essere il compositore oltre a me! Perché te ne sei andato senza di noi, Neku? Perché eravate mezzi morti? Siamo i tuoi partner! E cos'altro ha detto il signor H sui partner? Fidati di loro? Esatto! Io, basta con questa storia del partner! Tu non sei più il mio partner, Coso! Tu sei mio amico! Oh. Quindi fidati, io! Beat! Dai, Neku, abbiamo ancora del lavoro da fare! Già! Il signor Capoccia qui. Dobbiamo solo sconfiggere Occhialetti, giusto? Giusto. In tre possiamo farcela. Ora riprendiamoci le nostre vite. Giusto. Prendiamolo. Ci sono quasi. Una volta che vi avrò eliminato, Shibuya sarà salva. Venite da me allora. Incontrate la vostra fine. Ed eccolo qua finalmente. Occhialetti. Lui non è un semplice demone. Lui è Jafar. Guardalo. Uguale, stessi colori tra l'altro. Minchia, quanto è grosso. Vai, Shiki! Mena lo stronzo! La cosa buona è che queste set di spille... Oei! Funziona sia con Beat sia con Shiki. Menalo stronzo, Neku! Spostati! Ah! Mi hanno preso! Ok, sono già riuscito a sfuggire. Ui, calmo. Beccati questo, merda! Bastardo! Ti faccio un doppio colpo, maledetto! Non lo sto prendendo. Ok, perché si era... Era finita la fase d'attacco, ok. Spostati, Neku! Neku! Ok, non si spostava più. Ahia, che male! Hai voglia che sto bene. Calmo. Credo che questa battaglia abbia veramente un sacco di punti ciechi. Ma veramente tantissimi. Credo che abbia un sacco di punti ciechi per fargli danno. Vabbè, questa è la seconda fase.
Neku, vai, dov'è? Via, 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 da lì. Vai! Meno lo beat! Meno lo stronzo! Ok, gli abbiamo dato fuoco, perfetto. Aia, che male. Beccati questo. Calmo. Madonna mia. Via da lì. Se ti devasto ora. Doppio colpo. Sia la faccia, sia la coda. Aia. Oh no. Via, via. Bolla maledetta. E niente, ok. Ok. Preso. No, sopra, sopra. Aia, che male. Riprenditi. Ok. Donna mia. Ti spacco in due. Io non so veramente. Magari perché sono stato bravo io. Non lo so. Però io tutta la difficoltà che la gente diceva non l'ho vista. Sincero. Hip Snake. Ovvia. Ah, che giusto, lui era un serpente.